Eco-design del packaging è un tema per la grande distribuzione? Sicuramente sì, perché il prodotto della grande distribuzione è il punto di vendita nella sua globalità. Per cui le attività di intervento strutturali che tendono a migliorare l'impatto di carattere ambientale è assolutamente all'interno di questa tematica. Un punto di vendita realizzato secondo queste logiche è quello che SMA, con l'insegna Simply SMA, ha aperto il 4 dicembre dell'anno scorso a Botticino in provincia di Brescia. In particolare quattro grandi tematiche sviluppate. La prima, l'energia, la seconda, il riciclo, la terza, l'offerta di prodotti ecoattenti e la quarta, i rapporti con il territorio. Percorriamoli assieme. Primo grande capitolo, l'energia. Un obiettivo fondamentale è quello di consumare meno e consumare meglio. 13 soluzioni tecniche che hanno l'obiettivo fondamentale di limitare i consumi con un livello di coibentazione più elevato, per cui il punto di vendita, le celle e i mobili frigo sono più isolati e consumano di meno. Per esempio, i banchi dei surgelati hanno dei coperchi scorrevoli. Seconda area di intervento, l'illuminazione. Abbiamo cercato di sfruttare al massimo l'illuminazione solare, aumentando la finestratura del punto di vendita e corredandolo con un sistema di illuminazione elettronica che accende l'illuminazione interna in funzione della luce solare, esterna. Questo punto di vendita ha poi la capacità di produrre energia da solo perché tutto il sistema di illuminazione del parcheggio è a LED e in più con dei piccoli pannelli. E sul tetto del punto di vendita sta per essere ultimato il montaggio di un impianto fotovoltaico da 40 kW. È un punto di vendita che poi utilizza al meglio l'energia convertendola. Per esempio, l'impianto refrigerante produce calore e questo calore viene utilizzato per il riscaldamento delle acque dei servizi. E ultimo, ma non ultimo dal punto di vista dell'importanza, l'approvvigionamento elettrico di questo punto di vendita avviene solo ed esclusivamente con energia rinnovabile. Questo fa sì che come pacchetto energetico si consumi di meno, si consumi meglio e soprattutto si consumi energia che non produce CO2. Secondo capitolo, il riciclo. Un tema importante, un tema che abbiamo affrontato ancora nella fase di realizzazione strutturale del punto di vendita, perché il punto di vendita utilizza materiale riciclato, in particolare legno riciclato per quanto riguarda l'ambientazione dei reparti freschi, gastronomia e pane. È un punto di vendita che utilizza vetro di neon esausti per la realizzazione delle mattonelle di tutti i locali adibiti a servizi. È un punto di vendita che ha una dotazione di carrelli ottenuta da plastica riciclata, in particolare i tappi. 4.600 tappi servono per la realizzazione di un carrello, 1.150 tappi per la realizzazione di un cestino. Sempre in plastica riciclata, poi i divisori all'interno dei banchi frigoriferi, 6 bottiglie di plastica riciclata per ottenere questo. È un riciclo un po' a 360 gradi, anche l'acqua piovana viene raccolta in una piscina sotterranea e viene utilizzata per l'irrigazione della parte verde del parcheggio. Parliamo di riciclaggio anche quando il cliente arriva in cassa, perché il cliente non trova gli shopper in polipropilene, trova solamente gli shopper biologici. Trova gli shopper in carta, trova gli shopper in cotone, trova altre sostanze atte al riutilizzo e per cui non c'è dispersione per quanto riguarda la plastica. Arriviamo al terzo capitolo, il capitolo dei prodotti ecoattenti. Abbiamo quattro categorie di prodotti che sono sottolineati e che il cliente trova nel suo percorso di spesa: prodotti biologici, prodotti ecosolidali, prodotti a chilometro zero e prodotti sfusi. Una menzione particolare per i prodotti a chilometro zero che costituiscono una novità: sono prodotti che nascono all'interno della provincia bresciana, ma anche i cui ingredienti arrivano dalla provincia bresciana. Per cui parliamo non solamente di chilometro zero nell'atto della produzione, ma anche in tutte le fasi di realizzazione del prodotto. E poi, che dire, quarta categoria, abbiamo detto i prodotti sfusi, parliamo di detersivi sfusi, parliamo di cereali. Parliamo di caramelle, parliamo di frutta secca, prodotti e tipologie di acquisto che sono entrati nel vissuto quotidiano dei clienti e che testimoniano giorno per giorno, in funzione dei volumi che producono, comunque una validità di scelta coerente. Quarto ed ultimo capitolo, la vicinanza al territorio. Vicinanza al territorio che abbiamo interpretato grazie a degli accordi di partnership
Concauto, una società onlus del territorio che si occupa non solo di ritirare tutti i materiali riciclati, tutti i rifiuti riciclati del punto di vendita, ma anche dei clienti, ma soprattutto Cauto ritira tutti i prodotti ancora edibili, ma non più commercializzabili, per cui per esempio i prodotti freschi vicino alla data di scadenza, e li ridistribuisce sul territorio a favore di quelle famiglie che purtroppo hanno problemi di carattere generale. Ultima attività dal punto di vista del territorio, la partnership che abbiamo lanciato con Legambiente. Assieme a Legambiente recupereremo un elemento estremamente importante del territorio di Botticino, un sentiero di 5 km che da Botticino sale fino alla punta del Monte Maddalena, un vecchio sentiero che i contadini utilizzavano e che vorremmo restituire alla cittadinanza di Botticino, corredato delle informazioni sia di carattere geologico che per quanto riguarda la parte della flora particolarmente interessante. Cosa ci resta da fare d'ora in poi? Quello di sviluppare ulteriormente i concetti fondamentali di Botticino e di arricchirli, e per cui il 2009 ci vedrà impegnati nella realizzazione di altri punti di vendita. Saranno punti di vendita sicuramente da cui continueremo a imparare e a cercare di mettere a punto nuove soluzioni. Colgo l'occasione per augurarvi un futuro pieno di sostenibilità.